Adesso vi do l'ultimo relatore di oggi, padre Mark Rozart, gesuita belga, già direttore del Centro di Spiritualità Ignaziana della nostra università e professore emerito di spiritualità ignaziana della stessa. Il padre ha, tra le altre, un'esperienza di 8 anni in qualità di maestro di novizi della provincia settentrionale del Belgio dei Paesi Bassi, nonché esperienza di provinciale e di consultore del padre generale Adolfo Nicolas. E allora, attualmente lavora presso il Campion Hall di Oxford in Inghilterra. Quindi, last but not least, padre Mark Rozart. Bene, grazie per aver domandato a me di fare una piccola introduzione. Penso che se il padre Morgana ha messo il mio nome alla fine è perché sa molto bene, abbiamo vissuto 6 anni nella stessa comunità, che i miei interventi sono piuttosto brevi. Seconda cosa, prima di cominciare, quando il padre Morgana mi ha domandato se volevo fare questa intervenzione oggi, io ho detto aspetto, non ho letto ancora il documento, mesi fa. Voglio prima leggere il documento per sapere se vale la pena di fare un intervento. Finalmente ho detto di sì e qui sono qui. Bene. Ci sono alcune cose, prima di entrare nel mio soggetto, che è piuttosto la spiritualità, ho dato come titolo del mio intervento, senza spiritualità non c'è vita sacerdotale. Ma prima di entrare in questo aspetto della spiritualità, alcune osservazioni che ho fatto quando ho letto, non 3 volte, padre, ma 2 volte il documento di 90 pagine. La prima è questa idea fondamentale nella ratio della formazione integrale. E questo penso è molto importante, non so se è molto nuovo, ma è molto importante. Parole come integrazione, integrare, maturazione, matura, si trovano in diverse pagine di tutto il documento e lo scopo di questa formazione è sempre di fare dei seminaristi, diciamo, uomini liberi, interiormente liberi, questa libertà interiore che torna a diverse pagine di questo documento mi è sembrato molto importante. Non vado più avanti su questo. La seconda cosa che mi ha toccato molto è che il documento dice che la formazione sacerdotale di oggi deve essere adatta al mondo di oggi. Già abbiamo ascoltato alcune cose su questo. La formazione deve preparare il presbitero ad essere capace di rivolgersi agli uomini e alle donne di oggi in un linguaggio che comprendono. In questa cultura secolare di oggi, la ratio la descrive così, sono parole che abbiamo ascoltato, c'è l'economia dell'esclusione, l'idolatria del denaro, l'iniquità che genera violenza, il primato dell'apparire sull'essere, l'individualismo postmoderno e globalizzato, nonché la realtà del relativismo etico e dell'indifferenza religiosa. Ma la ratio sottolinea anche alcuni altri elementi del mondo di oggi e penso che è molto importante nella formazione di oggi, da tutti, è il mondo digitale. Siamo tutti dentro, senza eccezione. Questa è una cosa nuova, una nuova realtà
che non esisteva 30 anni fa. Il problema dell'omosessualità, dove si parla anche nel documento piuttosto verso la fine, è la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. La situazione del mondo oggi, della nostra società, è molto complessa. E si può domandare come una formazione in un seminario può risolvere questa formazione a questo mondo così secolare, che non parte da un mondo redento, della vita nuova, ma di ciò che si fa oggi nel mondo. E per questo penso che la formazione, più che prima, non lo so, oggi la formazione del presbitero è una sfida immensa. Alcune volte ho avuto l'impressione che si aspetta uomini straordinari per essere presbitero, per essere sacerdote oggi. E questo non fa, perché non siamo straordinari tutti. Alcuni suppongo che sì, ma tutti non lo siamo. Siamo uomini e donne come gli altri. E con questo Dio fa il mondo nuovo. Bene. Adesso, ciò che io voglio fare in un primo momento, prima di finire con le due o tre domande, è fare molto semplicemente una lettura della ratio. Già abbiamo avuto ascoltate alcune cose più critiche, e alcune posso condividere. Questa non è la mia lezione che fa oggi sulla la vita spiritualità del sacerdote, del presbitero, del seminarista. Parlando della formazione spirituale, la ratio aggiorna una lunga tradizione della Chiesa che dice che la formazione spirituale suppone una umanità sana, equilibrata. E la ratio cita la famosa frase di San Tommaso d'Aquino: la grazia suppone la natura. E continua la ratio: non si sostituisce a essa, ma la perfeziona. La formazione spirituale è un processo, penso io, di evangelizzazione. L'umanità dell'uomo, della donna, del seminarista, del religioso, l'umanità deve essere evangelizzata, perché non lo è. E questo penso è necessario in questo mondo secolare, più, sempre di più. La contemplazione costante del Vangelo farà del seminarista un cristiano adulto, ma non un cristiano perfetto o straordinario, adulto, sì. Secondo elemento, dall'inizio del seminario il seminarista è invitato, quando si legge la ratio, ad entrare in una relazione personale con Cristo. Questo è il fondamento. In questa relazione personale con Cristo dovrà crescere durante tutti gli anni del seminario e non finisce alla fine del seminario. È una formazione permanente. All'inizio della formazione, durante la tappa di filosofia, e questo mi è piaciuto, per me era un po' nuovo, il seminarista apprende a essere discepolo di Gesù. Questo, come gesuita e maestro del novizio, così, se questa è la funzione del noviziato, è la compagnia di Gesù. Ma io pensavo che potrebbe essere anche il fondamento della filosofia. Va bene, è così che dice la ratio. Essere discepoli di Gesù, essere
con Lui. È la prima cosa. Non fare molte cose, ma essere con Lui. Per conoscere sempre di più il Maestro e entrare gradualmente nella sequela a Cristo. La tappa di teologia, dice la ratio, aiuterà a crescere, diciamo, da discepolo a amico. Questa parola non c'è nella ratio, la mia parola. La relazione si fa sempre più profonda, sempre di più intima. E la ratio domanda che durante la tappa di filosofia i corsi sostengano quel percorso di discepolato, come i corsi di teologia devono essere un aiuto a quel processo di configurazione a Cristo. Mi sembra bellissimo, ma penso che non è così adesso. Dovrebbe essere, potrebbe essere così. E penso che c'è una sfida enorme per i nostri professori di filosofia e di teologia. Di dare realmente filosofia, non una cosa cristiana, di spiritualità, ma una filosofia, la filosofia di oggi, per poter parlare con la gente di oggi, per comprendere la gente di oggi. È una sfida per i nostri professori di filosofia e di teologia. Questa relazione personale con Cristo, dei discepoli all'amico. Terzo elemento che ho trovato nella ratio, la relazione personale con Cristo come fondamento e fonte della spiritualità iniziale. Per me questa parola di fonte qui nel documento è molto importante. La spiritualità cristiana non è una cosa astratta. La spiritualità cristiana è un modo concreto di vivere quella relazione intima con il Signore. Un modo concreto di vivere nel mondo di oggi. Due immagini che incontriamo nel Vangelo possono essere fondamento e fonte della spiritualità del seminarista, del presbitero. San Giovanni Paolo II ha sottolineato fortemente l'immagine di Cristo, buon pastore, come modello per la vita sacerdotale. Il buon pastore, e che fa? Il buon pastore, dice il documento, raduna, accompagna, segue, cura il proprio gregge. Comincia per radunare. Questa era anche la missione di Cristo, radunare. Durante tutta la formazione del seminario sarebbe normale che cresce un graduale radicamento nella fisionomia del buon pastore e nel suo modo di procedere. Così l'immagine del buon pastore può essere, non deve essere, penso io, ma può essere una immagine del presbitero. La seconda immagine di Cristo che incontriamo nella ratio, e non ho ancora ascoltato parlare questa sera, è l'immagine del buon samaritano, immagine molto amata da Papa Francesco. E la ratio cita a Papa Francesco, scrive, l'icona del buon samaritano che fascia le ferite dell'uomo percosso versando sopra olio e vino ci sia di guida. La nostra comunicazione sia olio profumato per il dolore e vino buono per l'allegria. La nostra luminosità non provenga da trucchi o effetti speciali, come si vede nella televisione ogni giorno. No, la nostra comunicazione non provenga
la nostra luminosità, dice il testo, da trucchi o effetti speciali, ma dal nostro farci prossimo di chi incontriamo ferito lungo il cammino, con amore, con tenerezza. Altra parola amata dal Papa Francesco. Dunque anche questa immagine del buon samaritano può essere immagine del presbitero. E queste due immagini non sono solamente due modelli per il presbitero. Ciò che è più importante è che sono anche fonte di spiritualità. La contemplazione profonda e prolungata di Cristo buon pastore o di Cristo buon samaritano cambia il nostro cuore e lo fa crescere nella somiglianza a Cristo. E questa comunione con Cristo farà del seminarista, del presbitero, del religioso e della religiosa, è un laico, un uomo e una donna di comunione e di dialogo, un uomo di compassione. A volte ho avuto l'impressione che in questo documento, che a me mi è piaciuto, ma che probabilmente non è perfetto, che tutto è fissato sul sacerdote, sul presbitero. E questo è la ragione fondamentale, è un po' normale, no? Ma questo sacerdote, questo presbitero, non vive solo, vive in una comunità dei presbiteri, dei laici, che sono impegnati nella vita della Chiesa. E lui deve trovare risposte per le quali lui non ha la risposta e nessuno l'ha. Allora deve cercarla insieme. E questo aspetto non è troppo sottolineato, penso io, in questa bella razione. Altro elemento di spiritualità molto forte, e si è adatto molto su questo questa sera, è un elemento di spiritualità sacerdotale, è il presbitero, come dice il documento, deve essere un uomo di discernimento. Più il presbitero vive una comunione profonda con Cristo, più sarà capace di discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto, come scrive San Paolo ai cristiani di Roma. A noi. La progressiva crescita interiore nel cammino formativo deve tendere principalmente a fare del futuro presbitero un uomo di discernimento, capace di interpretare la realtà della vita umana alla luce dello Spirito e così scegliere, decidere e agire secondo la volontà divina. E ci sono, abbiamo ascoltato, due ambiti, almeno due ambiti per il discernimento. Il primo ambito è necessario per arrivare al secondo, il primo ambito per il discernimento è la vita personale. Il seminarista deve imparare l'abitudine di un lavoro umile e costante su se stesso. E così apprendere a governare se stesso nella luce del Vangelo, con la grazia divina. Un primo passo, ma non facile. Il primo passo sarà di integrare la propria vita, la propria storia, la propria realtà nella vita spirituale. Ancora una volta, la vita spirituale, la spiritualità, non è una cosa astratta, non è una cosa solamente interiore. Deve integrare la mia storia e la realtà nella vita spirituale. Questo è un primo passo. Un secondo passo, più sottile, sarà imparare la capacità
di, come dice il documento, decifrare e comprendere le emozioni interiori. Decifrare e comprendere i doni, i bisogni, le mie fragilità. Così, da liberarsi, se posso citare San Ignazio come lo fa la ratio, così da liberarsi da tutte le affezioni disordinate e dopo averle eliminate, a cercare e trovare la volontà di Dio nell'organizzazione della propria vita in ordine alla salvezza dell'anima. La vicinanza e l'aiuto dell'accompagnatore spirituale sarà necessario per non sbagliarsi nel discernimento così delicato di ciò che viva nel cuore del seminarista stesso. Questo è il primo ambito, è il discernimento sulla vita personale. Il secondo ambito è il discernimento pastorale. La ratio dice che il presbitero dovrebbe essere un esperto dell'arte del discernimento. Il presbitero sarà sempre in contatto con una diversità di gente e una diversità di problematiche per le quali non ci sono risposte a priori. Si aspetta del presbitero che abbia una grande capacità di ascolto e di comprensione e un buon giudizio. Una grande capacità di ascolto. Non è facile. È più facile parlare che ascoltare. E che ascoltare realmente. Non solamente ascoltare le parole che dice l'altro, ma ascoltare ciò che l'altro vuol dire con queste parole. E questo non è così facile. Una capacità di ascolto, di comprensione. Se uno non ha conosciuto un po' la compassione che Dio ha, che Cristo ha per lui, come potrebbe lui aiutare un altro a trovare questa compassione nella sua vita? Per crescere nell'arte del discernimento, discernimento pastorale, aiuteranno senza dubbio gli atteggiamenti del buon pastore e del buon samaritano. Non meno, penso io, la formazione intellettuale. Ben fatta, ben compreso. Un secondo elemento, un altro elemento di spiritualità sacerdotale, specialmente quando si tratta del prete diocesano, e questo era per me, gesuita, una novità, un'altra novità nel documento, è l'imprescindibile amore per la diocesi. Questo è molto sottolineato dalla ratio, più di una volta. Il legame con la diocesi, l'appartenenza a un presbiterio concreto, la comunione con il vescovo, anche molto concreto, sono aspetti del clero diocesano che danno un colore specifico alla loro spiritualità. La ratio sottolinea il ruolo centrale del vescovo nella diocesi e nel seminario e dunque nella formazione dei seminaristi. La relazione dei seminaristi e dopo del presbitero con il vescovo è molto importante. E dunque il vescovo deve rendere possibile che cresca una relazione personale con ciascuno di loro. Questo non si fa automaticamente e molte volte non si fa del tutto. La mia più bella esperienza che ho avuto a livello pastorale, di discernimento pastorale qui in Italia, questi pochi 6 anni che sono qui, era nella diocesi di Otranto. Ho visto lì un vescovo
con i 100 presbiteri della sua diocesi, è una meraviglia. Questa vicinanza, questa... ci sono molti altri, suppongo, che io non conosco, ma mi ha toccato molto di vedere durante questi giorni che io ero lì, di vedere questa relazione anche con i nuovi presbiteri che avevano una formazione più specifica per loro, molto bello. Ma questo domanda anche un po' un impegno del vescovo che ha tanta cosa da fare, è cosa molto difficile, molto complessa, ma la relazione personale con i suoi preti, i sacerdoti, dovrebbe essere primordiale, penso io. Ma fortunatamente non sono vescovo. Dunque, alcuni elementi importanti di una spiritualità sacerdotale. 4 punti che abbiamo visto già. Il fondamento è questa relazione personale con Cristo, del discepolo all'amico, che, secondo punto, si ispira soprattutto di 2 immagini nel Vangelo, il buon pastore e il buon samaritano, secondo la ratio. Terzo, è una spiritualità all'ascolto dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che farà del seminarista, del sacerdote, un uomo di discernimento. E non altri trucchi o elementi specifici, materiali. Si parla molto di discernimento oggi. Già prima che il Papa Francesco era Papa, quando si faceva un seminario, un corso qui sul discernimento, troppi studenti che volevano venire, discernimento. Ma chi sa che è il discernimento spirituale? E come si fa? Penso che c'è un lavoro enorme a fare. E non solo ripetere che dobbiamo discernere, che è discernere ciò che mi piace, mi dà consolazione, questo no, questo non è, ma si fa molto così, penso. Bene. Ma questo è il terzo elemento, lo Spirito Santo, che fa del sacerdote un uomo di discernimento. E finalmente il quarto elemento che ho trovato in questa spirituale sacerdotale è questa unione profonda, amorosa, dice il documento, con la diocesi, la sua diocesi, e con dunque anche il vescovo. Vado un po' più rapido sui mezzi che fa crescere questa vita spirituale durante la formazione. Benché il seminarista, il documento è molto chiaro su questo, sia il primo responsabile della sua formazione, egli ha bisogno di essere accompagnato. L'accompagnatore spirituale è la figura centrale nella formazione integrale del seminarista, ma anche il gruppo di formatori aiuta questa formazione spirituale del seminarista. La ratio insiste molto sulla responsabilità di tutti i formatori e sulla loro coerenza di vita. Ma anche la vita comunitaria del seminario ha un ruolo importante nel processo di ciascuno verso una formazione integrale. La qualità di vita, la fraternità, l'amicizia aiutano alla formazione equilibrata, come lo fa anche la correzione fraterna, si è ben fatto. I mezzi, allora, che propone la ratio sono i mezzi da sempre, che hanno provato anche la loro qualità. Se la relazione personale con Cristo è il fondamento della formazione spirituale, la preghiera personale è imprescindibile. E questa preghiera si nutre in primo luogo della parola di Dio, la Santa Scrittura. E la meditazione o la contemplazione della parola di Dio
fatto con un cuore aperto e con docilità all'azione dello Spirito, potrà plasmare gradualmente il seminarista all'immagine del Maestro. La meditazione dei testi dei padri della Chiesa può far capire come riflessione teologica e spiritualità si uniscono in una armonia profonda. E penso che anche questo per oggi è molto importante. Abbiamo un po' perso questa unità tra teologia e spiritualità. Invece anche l'Eucaristia, il mistero dell'Eucaristia, la liturgia in generale, per interiorizzare la spiritualità, la devozione alla Vergine Maria, ai Santi, eccetera, eccetera. Gli esercizi spirituali annuali sono un tempo forte, anche un tempo di verifica, e per mantenere il tonus del processo spirituale si organizzerà regolarmente ritiri spirituali. Anche l'esame di coscienza quotidiano aiuta a questo approfondimento. Dire alla fine qualche cosa di più su questo esame di coscienza. La direzione spirituale, la razza utilizza due parole, direzione spirituale e accompagnamento spirituale, è un strumento privilegiato. Molto importante, e questo viene dal diritto canonico, che il seminarista può scegliere con piena libertà un direttore spirituale tra i sacerdoti designati dal vescovo. E per il confessore, per la confessione, il seminarista può scegliere in tutta libertà qualcuno del seminario, un prete del seminario o fuori del seminario. Il diritto canonico, e questo tornerà alla fine alla mia ultima domanda, è il diritto canonico, che io non sono specialista in questo, insiste molto su questa libertà nella scelta di un direttore spirituale, di un confessore. La tutela dell'intimità della persona è una regola d'oro. Questo anche come sacerdote, come cristiano, mai possiamo aiutare. Finalmente la spiritualità, anche la spiritualità sacerdotale, è una spiritualità incarnata. Vuol dire che si deve incarnare in fatti concreti, in atteggiamenti concreti. No? Non voglio ripetere ciò che dice. Quando si compare le virtù e gli atteggiamenti che si aspettano a uno che entra nel seminario o che è nei seminari minori, ci sono alcuni all'inizio della ratio, quando si paragoni questo con le virtù e l'atteggiamento alla fine della formazione o alla fine più o meno del seminario, si vede che c'è tutto un percorso che si deve fare durante tutti questi anni. Bene. Alcune osservazioni alla fine. La prima è sull'esame di coscienza, come ho annunziato. La formulazione dell'esame di coscienza nella ratio, il numero 106, è molto classica e molto bella. Non c'è niente da dire. Ma l'esperienza dimostra che quando l'esame non si fa in un contesto ben spirituale, come lo fa la ratio, l'esame facilmente può degradarsi in un esercizio piuttosto moralistico, che io ho visto nell'accompagnamento spirituale molte volte. Questo vuol dire che l'esame di coscienza è molte volte troppo centrato su ciò che io ho fatto bene o male, o ciò che non ho fatto. L'esame allora rimane centrato su se stesso. E penso che l'esame, prima, è una preghiera. Dunque, deve entrare nella relazione con il Signore. E per questo penso che la prima domanda
di un esame di coscienza, o la domanda centrale non è ciò che io ho fatto, non ho fatto, ma, e lo dice nella prima e nella seconda persona perché mi sembra importante, si tratta di una relazione personale. Signore, dove eri tu presente oggi nella mia vita, nelle mie emozioni interiori, negli altri, nel mondo? Esaminando la giornata, dove posso riconoscere la presenza di Dio? Questo mi sembra un punto focale dell'esame. Cercare la presenza di Dio nel mondo, nella mia vita, nel mio cuore, negli altri, eccetera. E dopo, in un secondo momento, mi domando: e come ero io presente questo giorno? Qual era la mia risposta alla presenza di Dio negli altri, nel mondo, in me? E alla fine può ringraziare Dio per la sua presenza e chiedere il perdono per i peccati e fragilità. E questo tipo di esame, penso, può essere un esercizio spirituale che fa crescere la qualità della relazione personale con il Signore. Secondo punto, è un po' una sorpresa, che nel documento, che è abbastanza lunga, 90 pagine, non si parla mai di forum internum e forum externum. Cosa è importante nel contesto della formazione integrale dei seminaristi. Parlando degli scrutini, nell'ultimo paragrafo dell'ultimo capitolo, il testo della ratio fa un riferimento al canon 240, paragrafo secondo, dove si spiega l'importanza di questa differenza tra foro interno e foro esterno, ma il testo della ratio non lo menziona esplicitamente, neanche quando parla del direttore spirituale e dei confessori. In questo contesto, la mia sorpresa era già presente leggendo il numero 94, lo leggo, affinché tale azione educativa possa essere feconda, è importante che ogni seminarista sia consapevole e faccia partecipi i formatori della propria storia, del modo in cui ha vissuto la propria infanzia, adolescenza, eccetera, eccetera. Ma fare partecipi e formatori della mia propria storia, di quali formatori si parla in questo paragrafo? Non lo so. Di tutti? Ma questo mi sembra molto esagerato, no? C'è un altro testo, nell'ultimo capitolo, nel paragrafo intitolato Persone con tendenze omosessuali, che mi sorprende ancora di più. Nel numero 200 la ratio dice: occorre ricordare che in un rapporto di dialogo sincero e di reciproca fiducia, il seminarista è tenuto a manifestare ai formatori, continua e dice, al vescovo, al rettore, al direttore spirituale e agli altri educatori eventuali dubbi o difficoltà in questo ambito. Ma se il seminarista deve parlare dei suoi problemi riguardo alla sua vita sessuale con il possibile problema di omosessualità, con tanta gente, con tutti i responsabili della formazione, dove rimane la tutela della persona nella sua vita intima? Bene, questo è l'ultimo punto, è piuttosto un desiderio, il desiderio è che spero che il nuovo documento che si prepara nel Vaticano per un nuovo come si dice, sapienza cristiana, ma non sarà più questo un nome,
spero che questo documento tendrà in conto questa ratio. Grazie.